2 minuti, siamo al 92esimo. Cioè, allora, tu hai rischiato seriamente e stai rischiando ancora adesso di non vincere una partita vinta. Cioè, tu questa partita, con quello che hai creato nel secondo tempo, attenzione intanto al Bologna, attenzione Orsolini, cross deviato, ci sarà angolo. Cioè, tu con quello che hai creato in tutto il secondo tempo, ce la dovevi vincere minimo 3-4-0. Scusate, qua tra Suso, Cutrone, cioè, si sono mangiati l'impossibile. L'impossibile, abbiamo sempre gli stessi difetti del cazzo. Giochiamo bene, giochiamo male, di raffa, ci dobbiamo complicare la vita sempre. Mentre intanto che si prova a portare palla avanti, lo fermano, ma guadagniamo una rimessa laterale buona. Ah, che fatica. Oggi ho visto i sorci verdi, che poi anche la VAR obiettivamente ci ha dato una mano, possiamo anche dirlo, perché quel gol annullato al Bologna nel primo tempo. Va bene, cioè il fallo di mano c'è, però diciamo che è andata bene, va, perché quello non è proprio un fallo di mano chiarissimo. Cioè, l'arbitro un po' meno fiscale può anche non dartelo, può anche lasciarlo andare. 30 secondi mancano, 30 secondi e siamo in avanti, c'è una rimessa per il Bologna. Provano l'ultima azione, Locatelli spara la palla più lontano possibile, mamma mia, vi prego, vinciamola almeno questa. E a me vengono veramente i nervi, perché il Benevento sta pure perdendo. Cioè, raga, impressionante quello che abbiamo buttato quest'anno come punti. Attenzione Bonucci, no, mamma mia, Gigio la tiene, Bonucci ha fatto un retropassaggio di testa folle, ma è finita, santo cielo, abbiamo vinto, siamo sempre sotto l'Atalanta, però c'è lo scontro diretto. Mentre intanto ha pareggiato di nuovo il Benevento, intanto, scusate, ho messo la diretta mentre vi parlo un po' della partita del Milan. E che dire, cioè, abbiamo incontrato un avversario che praticamente non ha giocato per 60 minuti, cioè il Bologna ti ha fatto fare quello che voleva per 60 minuti, ci provavano in maniera sterile, per mezz'ora si sono completamente scollegati, proprio arrivavamo in porta come volevamo, cioè però non la chiudi, caputtana, non la chiudi mai, Cutrone che sbaglia il gol a porta vuota, Suso che non segna da niente, proprio niente di niente. Ai ragazzi, intanto attenzione, qua c'è il Benevento, stanno facendo vedere solo il Benevento su diretta. Ai, e niente, ci è andata bene, l'Atalanta ha vinto in casa col Genoa, quindi resta un punto avanti, però abbiamo ancora lo scontro diretto da andare a giocare a Bergamo per il sesto posto. Çalhanoğlu ancora una volta, ahimè, ha dimostrato che è imprescindibile per il nostro gioco, perché è l'unico numero 10 vero che abbiamo, è l'unico che gioca da numero 10, perché Suso non gioca da numero 10, fa ogni volta troppi tocchi. Io l'ho sempre detto, è più una punta Suso che un trequartista vero, cioè, e oggi obiettivamente con Çalhanoğlu il gioco offensivo è stato un po' più fluido, cioè le occasioni le abbiamo create. Il problema è sempre quello, ma ormai, cioè, mi sono anche stancato di sottolinearlo, perché poi divento anche noioso. Niente, è andata bene fortunatamente, adesso c'è Milan-Verona che dovrebbe aver perso con la SPAL. E niente ragazzi, questo turno di campionato finisce qui anche questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettetemi mi piace se il video vi è piaciuto. Noi ci sentiremo ovviamente in settimana per altri aggiornamenti. Domani non ci sarà la live perché andrò a vedere Avengers Infinity War, quindi al massimo faremo, cioè non lo so, al massimo lascerò un video, un Beyond Football per parlare del film.
o se mi girano le palle faccio anche una live dopo il film, se trovo qualche folle che è ancora alzato e ne parliamo insieme. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se preferite una live post Avengers oppure un video. Detto questo, ci vediamo, buona domenica a tutti.